Giulio. Il suo carisma si fece sentire nelle mie narici appena entrai. Scrivania in sala, le sedie, tutto era occupato da ritagli di giornale, quotidiani, appunti. La scalata politica di Giulio era pronta per il decollo. Al bell'uomo non si poteva dire di no. Lui mi aspettava, come un Corleone d'altri tempi, quasi come un Giulio Cesare, al di là di una nuova scrivania che aveva fatto montare. Con la sigaretta in bocca e un buon limoncello, mi invitò a sedermi di fronte a lui. «Mi devi raccontare un bel po' di cose!» ridacchiò, offrendomi una sigaretta. Il cuore iniziò a martellarmi nel petto. Iniziai ad avvertire emozioni che avevo già provato. Ma in un tempo mi sembrava troppo lontano. Troppo.